Pochi ma buoni, Adesso non ti interrompo più, lo giuro. Pochi sicuro, buoni vedremo. Perché quando li esaminerò. Bene, salve. Allora, ricominciamo, io sono Silvano Duranguri, sono un fotografo creativo, devo dirmi così, perché ci sono tanti fotografi, tanti modi di fotografare, e io amo la creatività fotografica. Quindi mi occupo sostanzialmente di archeologia della fotografia, lo diciamo perché mi occupo di la fotografia delle origini, magari avete già intuito, e di immaginario fotografico. L'immaginario fotografico per me è la cosa più importante, perché non è una questione di tecnica, di metodologie, di relazioni animali. L'immaginario è la creatività. Uno non usa l'immaginario se non ha un'idea che esprime col suo immaginario. Quindi è la cosa fondamentale per la mia fotografia. Ho detto che parleremo di archeologia perché dietro questa struttura, che è una stanza, il lavoro da cui viene questo, da cui vengono queste immagini, si chiama la stanza della memoria fotografica. La stanza richiama a molte cose, ai regni strumentali, alle Wunderkammer, a quelle circostanze in cui c'è un emblema attraverso il quale, dietro il quale, davanti al quale, sotto, sopra, eccetera, si realizza un qualcosa che ha a che fare con la storia della fotografia e l'immaginario fotografico. La struttura dipende dal fatto che io sono un inguaribile analogico, cioè io uso la fotografia analogica, sono innamorato della fotografia analogica, i daguerrotipi vengono da questo settore, non da altro, quindi per me la fotografia analogica ha avuto una storia discutibile, nel senso che è stata troppo velocemente dimenticata, ma poi non erano neanche molti che se lo ricordavano la storia della fotografia. Allora, l'analogia è come quella stanza che sembra una stanza, come si chiama, un altare domestico romano, no? E sabbia, è stato dissepolto. Ecco, questo è il concetto. È stato dissepolto, io intendo rivelare nuovamente la fotografia analogica. Questa è l'analogia tra le due cose. Poi gli elementi che portano alla rivelazione di alcune cose, alcuni elementi, altri elementi, fanno tutti parte di un immaginario, di una conoscenza che uno ha o non ha, insomma, non ci mette per ora. Che cosa si racconta qui? Sono immagini, non lo si ha chiuso totalmente. Cosa si racconta? Esiste, e qui si parla di immaginario fotografico, un processo immaginario descritto da un alchimista del Settecento, 1760, scrive un libro che si chiama Babilon e che racconta, un processo immaginario da alchimista, non da fotografo, 80 anni prima dell'invenzione della daguerrotipo. Ora descrive un processo che ha molti punti in comune con la daguerrotipia. Ora, visto che io mi ero occupato di daguerrotipia, eccetera, l'immaginario era la mia cosa fondamentale, ho sincretizzato i due processi, quello immaginario che Conte difende la Roche e quello daguerrotipico vero e proprio. Il processo immaginario consta di questo: ogni superficie spalmata con una sostanza che chiama nel libro sostanza inventata dagli spiriti elementari, siamo in un clima alchemico. Se spalmata su una superficie piana, il primo effetto che si ottiene uno specchio perfetto. Ora qui siamo già in analogia con il daguerrotipo, perché il daguerrotipo parte da uno specchio perfetto.
si parlava di vernicetta da spalmare sopra. Beh, la vernicetta è in analogia con la sensibilizzazione. Sarà per esempio sottilissimo, ma è sempre un qualcosa che è sopra la superficie scripolare. Questa è già la analogia. Poi, per la ripresa, lo specchio va orientato verso le cose che vuoi riprendere. A seconda dell'inclinazione, mi guarda bene, Quindi questa fase di inquadramento è questa fase di orientamento dello specchio che corrisponde all'inquadratura esposizione. Perché poi dice ulteriormente, se si lascia poi, quando si è deciso l'inquadratura, se si lascia lo specchio per un certo periodo di fronte, fermo, l'immagine resta impressa. Allora, le quattro immagini che sono una sequenza mostrano, quindi ho fatto l'analogia tra inquadratura ripresa, che puoi immaginare con la macchina fotografica, ma con lo specchio, a seconda dell'orientamento dello specchio. Inquadratura, ripresa, se lo lasci fermo per un certo periodo, tempo di esposizione, tra parentesi, l'immagine resta impressa. Siamo in un ambiente magico, vedete, c'è un mago, un braccio che viene fuori, simboli strani. Ho aggiunto il proseguo del processo negativo, cioè a quel punto l'esposizione, cioè dopo l'esposizione c'è lo sviluppo della corrigatura. Seconda immagine e terza immagine. La seconda immagine è vista di fianco ed è quella più chiara, che in daguerrotipo va messa a 45 gradi sopra l'ampolla, sopra il mercurio. Poi lì è un'ampolla al quale abbiamo tolto il coperchio. L'ampolla poi è la bottiglia piena di mercurio che diventa uno specchio sferico. E quindi diventa anche il reportage di ciò che succede davanti. La terza immagine è sempre sviluppo a bordo di mercurio, però un po' più complessa, perché abbiamo uno specchio a 45 gradi che sta sopra uno specchio curvo, che ci sono un'infinità di riflessioni proprio fisico-ottiche, per cui è un po' una confusione. Mentre nello specchio sferico dell'ampolla di mercurio continua a vedersi ciò che succede davanti. Io a quel punto sono lì in attesa che dello sviluppo. Nella quarta immagine è per forza di cose uguale alla prima, perché è quell'immagine che abbiamo esposto e quindi è quella che si è rivelata. Sono i momenti in cui io ho pensato di fare i daguerrotipi, una cosa complessa, costosa, pericolosa, eccetera, e allora non potevo realizzare il primo daguerrotipo con una cosa qualsiasi, insomma un paesaggio significante, magari anche un amoroso, significante sentimentalmente, ma insomma un amoroso si può fare in tanti modi. E quindi ho scelto questa ambientazione in modo da rendere la mitologia della fotografia, la magia, e quando si parla di daguerrotipo, figurarsi se non c'è la magia, si usano le stesse sostanze che si usano per l'alchimia, oro, argento, mercurio, zolfo, tutte le stesse sostanze. Quindi è una ambientazione particolare, allora chi doveva esserci là in mezzo? Nel cappello del mago, che è un camino della stanza, però è anche un cappello, e quindi dentro c'è un mago. Ci sarà un momento in cui al posto di quel mago di sabbia ci sarà mio padre, la testa di mio padre, che assiste, uno dei padroni, che assiste alla nascita del genere. Bene, siamo stati ancora.